Many gentle people, way down to Cassino. Welcome to the country where eagles still fly, like brave-hearted soldiers, like angels in the sky. Welcome to the country where glory never dies. Over the land, through the mountains, across the southern seas, Canadians and Americans came to Italy to fight against the Nazi and kept the winter line. The never-ending story. Or to die, to dress the eagle's wings, our wings of butterfly. Hey! Welcome to you, United Nations soldiers. We are funky and bersaglieri, stronger than locomotives, not passengers at all. If you believe in heroes, who get the butterflies? It's just another story. Believe we'll never die. Like puppies blooming red, like angels in the sky. Bene, allora iniziamo. Do un primo un saluto agli intervenuti. Oggi pomeriggio è la continuazione già dell'attività svolta questa mattina, in particolare da parte dei bersaglieri. Per chi non lo sa, questa è una delle attività importanti, culturali, che l'Associazione Nazionale Bersaglieri organizza nell'anno. Ne sono tre, non ne sono tante, giusto? La prima è l'8 aprile a Goito, per ricordare logicamente sempre la battaglia di Goito e in particolare l'attività svolta dalle unità dei bersaglieri nell'occupazione del ponte, la conquista del ponte. L'altra data importante sempre a livello nazionale è il 20 settembre, Portapia. Chi è che non sa le gesta dei bersaglieri a Portapia? E questo è il secondo anno, se ricordo bene, che nella regione dell'Italia meridionale e qui a Mignano Montelungo viene organizzata questa attività culturale nell'ambito di un raduno interregionale. No, che cos'è? Non è un raduno. Ah, l'anno non è un raduno. Vabbè. E ogni anno logicamente si cerca di mettere in evidenza qualcosa di storico, qualcosa che ha un collegamento molto importante con la memoria. Sappiamo benissimo che cos'è la memoria oggi, specialmente per i giovani che ci ascoltano. E infatti il tema è la fiaccola del secondo risorgimento, Montelungo 2019, 76esimo anniversario della battaglia di Mignano Montelungo. Dopo questa brevissima introduzione, io penso che sia doveroso dare la voce al padrone di casa, al sindaco Verdone. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Io ringrazio nuovamente, l'ho già fatto stamattina, lo faccio anche questa sera, l'Associazione Nazionale Bersaglieri, qui presente con il generale Ottavio Renzi, presidente dell'associazione, che ringrazio, è veramente un onore per la nostra città. Ma abbiamo già detto questa mattina di che parliamo, ovviamente. Il tutto è sempre riconducibile al discorso della memoria, del culto della memoria, che non dobbiamo mai perdere, o meglio, dobbiamo provare a non perdere, perché 76 anni da quei tragici eventi sono passati e quindi è facile dimenticare. Noi, come si diceva anche nella mattinata, da più parti stiamo lavorando con le scuole, con i ragazzi. Vedo qui la preside, la nostra dirigente scolastica, che saluto e ringrazio per la
collaborazione costante con l'amministrazione e con tutte le attività che mettiamo in essere, accompagnata da una rappresentanza di ragazzi che saluto, grazie per essere presenti qui, e quindi questo significa che ci stiamo muovendo anche nelle scuole. Io vedo qui un parterre importantissimo, saluto il sindaco di San Pietro in Fine che è qui e tutti gli intervenuti, e poi un saluto a tutti il tavolo della presidenza che ci diranno sicuramente delle cose importantissime. Vedo il professor Franco Silvano, il procuratore dottor Paolo Albano, il professor Giacomo De Luca che è sempre qui vicino a noi, il presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il generale Ottavio Renzi, Eugenio Martone, presidente colonnello Eugenio Martone, presidente interregionale Sud e Sicilia dell'associazione, il generale Casserà e poi il colonnello Pino che è il presidente provinciale dell'associazione, insieme a tutti gli altri bersaglieri e ai cittadini che sono qui presenti, che ringrazio. Io non mi prolungo perché ci sono tante cose da dire, i nostri relatori sicuramente ci delizieranno con le loro relazioni, e quindi lascio la parola sicuramente a loro, ringraziando ancora una volta tutti e dicendo che la città di Mignano con queste manifestazioni, con queste belle manifestazioni, che con la manifestazione sapete che continuerà domani mattina, ci ritroveremo al Sagrario per la celebrazione della messa e poi ci sarà la sfilata per le vie del paese, tempo permettendo, spero di sì, e quindi queste manifestazioni aumentano ancora di più quello che è il prestigio di questa città, dove città di Mignano decorata con due medaglie d'oro, e che vuole ricordare come ogni anno i tristi giorni del 1943, dal settembre al dicembre del 1943, quando a Mignano, a Montelungo, come giustamente diceva il presidente stamattina, è stata scritta, lo diceva il presidente e anche il procuratore, una pagina di storia importante, perché a Montelungo è nato il secondo risorgimento italiano, a Montelungo è iniziata la liberazione d'Italia, quindi una tappa importantissima nella storia della nostra nazione che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. E noi tutti insieme lavoriamo per questo obiettivo e credo che le cose stanno migliorando, la cultura di questa memoria sta aumentando e questo significa che stiamo lavorando nel verso giusto. Quindi grazie ancora a tutti e vi aspettiamo ogni anno, caro Presidente, perché oramai è un appuntamento fisso, e quindi ogni anno cercheremo di trovare motivazioni giuste e di organizzarci anche in altro modo, vedremo un po' per l'anno prossimo di organizzarci la mattina in un giorno magari feriale per poter coinvolgere gli studenti del nostro istituto comprensivo, perché è evidente che il sabato pomeriggio abbiamo grosse difficoltà, la dirigente, ma tutti abbiamo grosse difficoltà a portare qui gli alunni, invece noi dobbiamo trovare il modo di organizzare, a prescindere dalle due giornate che stiamo facendo e che faremo ogni anno, di trovare una giornata infrasettimanale, quindi una giornata di scuola in cui ci organizzeremo per far sì che tutti gli alunni, gli studenti del nostro istituto comprensivo, quindi per il momento Mignano, Marzano e Presenzano, ma poi negli anni lo dobbiamo ampliare anche agli altri comuni vicinori, San Pietro, Galluccio, Conca della Campania, Marzano già lo teniamo, e quindi per allargare, come dicevamo stamattina, la conoscenza a tutti i ragazzi che sono quelli che poi devono portare avanti la fiaccola della memoria. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie sindaco, adesso la parola al generale Ottavio Renzi, presidente nazionale dell'Associazione Bersaglieri d'Italia, che sono sempre giovani, i giovani bersaglieri. Buonasera, grazie di essere qui.
dirò poche parole, perlomeno ora che siamo all'inizio di questa, penso, molto interessante conferenza, perché voglio lasciare il più presto possibile la parola ai relatori, perché ci ricordano, illustrandoci tutto ciò che ci devono dire, là praticamente la ragione per cui noi siamo qui. Siamo qui, ve l'ha già detto il nostro relatore, l'ha confermato il signor Sindaco, noi siamo qui per ottemperare al nostro compito, che è quello del ricordo, la memoria. E la memoria di Montelungo è, in un particolare momento della nostra patria, il ricordo della rinascita dopo un brutto periodo. E quindi, ringraziandovi ancora, ringraziandovi soprattutto i rappresentanti dell'Istituto Comprensivo che hanno condotto qui quelli per i quali noi viviamo, che sono i nostri giovani, anche se ce n'è una piccola rappresentanza, questo è molto significativo, perché la memoria, il ricordo, finché rimangono fra noi, come dico io di solito, vecchietti, anziani, non è certamente remunerativo. Noi dobbiamo trasmettere loro i nostri valori e quindi grazie di essere qui. Grazie a tutti. Bene, io così, mentre sentivo e ascoltavo, mi è venuta un'idea. Non so, Pasquale Pino, che è anche lui vicepresidente della sezione Luci di Caserta, oltre ad essere presidente provinciale, ti lancio un'idea. L'anno prossimo, in una mattinata di scuola, Tonucci darà una bandiera alla scuola. A te la parola, prego. Buonasera a tutti. Un saluto e un ringraziamento, oltre che al pubblico che ho qui davanti, anche a tutta la presidenza che è qui vicino. Io mi hanno detto di essere breve, ci cercherò di esserlo il più possibile breve. Però nella qualità di presidente provinciale, quindi Emignano Montelungo ricade a livello di giurisdizione sotto la presidenza provinciale di Caserta, quindi devo necessariamente accompagnarvi in questa splendida, seppur giovane, cerimonia. L'ho fatto così stamattina dove c'è stata la conferenza stampa. E parto, prendo spunto da questa mattina, che lì ho avuto modo di ascoltare, l'ho fatto attentamente perché gli argomenti erano pregnanti, importantissimi, le parole che ha detto il sindaco di Emignano Montelungo e le parole che ha detto il presidente nazionale, il generale Ottavio Renzi. Le parole del sindaco che sostanzialmente mi commuovono, anche se io più volte e sempre ho detto che il sindaco di Emignano Montelungo ha una pressione e una sensibilità particolare nei confronti dei caduti, nei confronti di coloro che ci consentono da oltre 70 anni nel vivere in pace, nel vivere tranquillamente. Il sindaco di Emignano Montelungo è in maniera, diciamo, di una sensibilità estrema, oserei dire, sensibilità estrema, è sempre presente a tutte le cerimonie quando trattasi di ricordare, onorare e commemorare i caduti a qualsiasi livello e di qualsiasi provenienza, e questa ne è la dimostrazione. Ma oltre a questo, perché ha accolto sia l'anno scorso, che era il primo anno, e quest'anno il secondo anno, con maggiore interesse, con maggiore passione, fino a cogliergli qualche commozione, ha appreso quanto sia importante ricordare, commemorare e onorare i caduti. Io l'ho appreso in maniera significativa stamattina dalle sue parole, quando ha detto in maniera sincera: veramente quest'anno io sono più consapevole di cosa significa, diciamo, tra virgolette, ricordare, rappresentare questo tipo di cerimonie che purtroppo, ahimè,
vanno un po' perdendosi, però ha anche detto, lo ha detto anche questa sera, questo mi fa piacere sindaco, io mi prodigherò in tal senso che dal prossimo anno troveremo un giorno feriale, perché così come ho ascoltato stamattina c'è l'interesse di tutti, ma oltre al fatto che c'è l'interesse di tutti abbiamo appreso che sostanzialmente se noi vogliamo fare qualche cosa veramente di significativo, veramente di concreto, noi dobbiamo lasciare il testimone ai ragazzi, il testimone ai giovani. Io mi sono permesso di chiedere, diciamo, a più voce alla preside, dico preside perché mi piace più questo termine, so che oggi è dirigente scolastica, e l'ho pregata, nonostante fosse di sabato, nonostante il tempo, le scuole sono chiuse di sabato, nonostante il brutto tempo, comunque di avere una presenza significativa, perché tutti siamo convinti di questo. E poi passo a un ringraziamento particolare, sentito, lo devo fare al mio presidente nazionale, al generale Ottavio Renzi, perché questo progetto che lei ha pianificato, ha programmato e ha realizzato, cioè quella di far diventare Mignano Montelungo la terza festa nazionale, perché fino a oggi, è vero, nel 1848 è importantissima la battaglia di Goi, è altrettanto importantissimo quello che è le Brecce di Porta Via il 20 settembre, però era per l'Italia un riconoscimento monco, perché mancava quello che è del nostro secolo, il secolo scorso, 1943, quello che ha rappresentato oltre che per la battaglia in se stessa, e non voglio dilungarmi su tale storia, ma quello che ha rappresentato per noi bersaglieri, dove il 59° battaglione AUC bersaglieri ha dimostrato il grande valore in quella circostanza, in quella situazione e in quell'ottica che noi dobbiamo valorizzare. E un ringraziamento questo pertanto va al presidente nazionale che ha realizzato, e al sindaco che oggi ha compitato di comprendere di quanto sia importante. E io chiedo a voi, chiedo al sindaco in particolar modo, nella qualità di presidente, di capo dell'amministrazione di questa bellissima, significativa città di Mignano Montelungo, dove i bersaglieri hanno voluto riconoscere e dare il giusto riconoscimento, per evitare che queste diventino solo occasioni per dialogare, per parlare, per commemorare, io chiedo a lei di dare un senso pregnante, significativo, che rimarrà negli annali della storia così come è giusto che sia. Quindi le chiedo di farsi portatore, di farsi carico, di far capire a tutti che è necessario che Mignano Montelungo, che già dai bersaglieri è stato premiato con questo riconoscimento, lei deve fare altrettanto con il riconoscimento nel dare la cittadinanza onoraria alla presidenza nazionale bersaglieri. Questo glielo chiedo formalmente, un impegno in tal senso, perché solo così diamo concretamente senso a quelle che sono le parole che diciamo. Grazie, chiedo scusa se ho qualche minuto. E Pino, per questo anche piccolo excursus storico, bravissimo. Io direi, siccome gli studenti so che hanno un impegno anche successivo dopo le 17, signor Sindaco, io direi di partecipare, fare un attimo la premiazione sia da parte sua che da parte del Presidente nazionale, e premiamo la dottoressa Monica Sassi, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Mignano Marzano, con una targa. Sindaco alla dirigente scolastica Monica Sasso. Un applauso. Questo alla scuola secondaria, agli alunni. Un applauso per gli alunni che hanno collaborato e che loro si impegnano nello studio proprio di quella che è la storia di Mignano Montelungo, e quindi come memoria. E poi, in attesa che
possiate usarlo, perché ancora non lo potete usare, sì. Dato che vi guardo, ma i motorini li usate? Sì. Ancora no. Abbiamo qui un portachiavi per voi personalmente, va bene? Perché grazie di essere venuti, avete fatto un piccolo sacrificio, però penso che lo date pagati. Così la prossima volta magari vengono anche per la provincia di Caserta in particolare. Dal 2001-2002 si è risvegliato questo senso di riscrivere la storia, perché molti non sanno, o non, per loro è poi una cosa di sfuggita, non hanno capito che dopo l'8 settembre la provincia di Caserta è stata lì dove gli amici sono diventati nemici, e che quindi il periodo poi fino ad arrivare dopo la battaglia di Miano Montelungo fino a Cassino, diciamo, è stata la provincia più martoriata da quello che è stato gli effetti della seconda guerra mondiale. Io colgo l'occasione per ringraziare il colonnello Feola in rappresentanza del reparto addestramento volontario di Capua, e quindi il rappresentante anche dei militari della provincia di Caserta. Grazie. E io direi allora a questo punto di passare ai nostri relatori, e il primo a parlare sarà il professore Silvano Franco, professore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. È autore di numerosissimi saggi e anche membro di alcune istituzioni nazionali e internazionali. È un esperto per quanto riguarda gli aspetti proprio dell'Italia centrale, e lui dirà, farà un Mignano Montelungo 8-16 dicembre 1943, luogo della rinascita nazionale. Grazie, prego professore Franco. Approfitto del passaggio del microfono per salutare e ringraziare la professoressa Cortellesa, che è arrivata, presidente del Circolo Culturale Portafratta di Mignano, e il sindaco di Caianello, che vedo lì seduto, è arrivato da poco, lo saluto e lo ringrazio per la sua presenza. Il sindaco di San Pietro già l'ho salutato. Sì, sindaco di, c'è il posto qui vicino al sindaco di San Pietro. La signora sta. Grazie sindaco, anche se mi ha rubato 30 secondi il microfono. Allora, chiariamo subito, prima di tutto ringrazio il sindaco, ringrazio tutti i presenti dei relatori, voi soprattutto del pubblico. Non è la prima volta che mi trovo qui a Mignano per queste circostanze e per altre, mi ricordo anche l'inaugurazione di questa sala. Quindi una precisazione sul nome e cognome, ma io è una vita che combatto con questo nome e cognome. Perché, cari ori, io per non sbagliare, dico sempre, sono Silvano Franco, si capisce che il nome è Silvano, il cognome è Franco. Perché se non lo dico io prima in anticipo, poi mi viene richiesto dopo, allora per evitare la richiesta successiva vado in una scoperta. Detto ciò, commemorare la battaglia di Mignano è doveroso da parte degli abitanti di Mignano, di noi casertani, di noi italiani, perché rappresenta un momento fondante di quello che sarà poi il nuovo corso della storia d'Italia, con tutte le limitazioni che possiamo fare storicamente e con tutte le limitazioni anche di ordine politico militare. Però per arrivare a parlare di Mignano e della battaglia, mi dovete consentire di inquadrare quello che era l'ambiente militare storico di guerra di quel periodo, per cercare di comprendere perché poi i rapporti fra il finito fascismo, il nuovo esercito, la nuova situazione, il nuovo governo di Badoglio e gli anglo-americani fu piuttosto teso, per usare un eufemismo. E bisogna partire necessariamente dai primi contatti che Castellano, il generale Castellano, ha con gli emissari anglo-americani, e soprattutto bisogna tenere presente l'impegno dall'una e dall'altra parte per motivi convergenti ma divergenti. In che senso? Che se gli anglo-americani volevano ottenere una certa cosa, chiaramente Castellano e gli italiani se ne aspettavano altro. Il problema fondamentale era quello di, secondo gli anglo-americani,
togliere subito l'Italia dall'aggregazione nazista e soprattutto cercare di staccarsi in modo da poter poi fare un armistizio. Gli italiani invece non avevano la più pallida idea di che cosa dovessero fare, perché non dobbiamo dimenticare che l'occupazione della Sicilia, avvenuta il 10 luglio 1943, aveva portato la guerra da un territorio extranazionale all'interno della nazione. Quindi il morale degli italiani, dell'esercito, degli stessi governanti sostanzialmente cade a pezzi e non sanno che cosa fare. D'altra parte l'Italia si trova in condizioni terribili, non può non accettare quello che è la resa incondizionata che gli angloamericani gli dettano, soprattutto per volere degli inglesi. Voi sapete che negli anni 41-42 gli inglesi avevano tentato più volte di agganciare Mussolini per cercare di farlo uscire dall'asse, in modo tale da poter tenere Mussolini da parte e poter svolgere un ruolo primario e preponderante all'interno del Mediterraneo. Era questa la finalità, soprattutto per le flotte navali. Quando Mussolini non ha accettato questa cosa, anche perché aveva fatto l'asse Roma-Berlino, c'erano le ideologie che si sposavano sia pure in maniera diversa tra fascismo e nazismo, qui ci vorrebbero 3 giorni per spiegare poi la diversità dell'impostazione culturale, filosofica e politica che correva tra Hitler e Mussolini. Sono due mondi diversi, separati, completamente diversi. Quindi soprattutto i consiglieri militari inglesi, americani e inglesi, Macmillan e Marpi, erano totalmente contrari a cercare di concedere una forma di autonomia o di compartecipazione all'interno dell'esercito, ma perché sapevano che qualsiasi cosa avessero dato agli italiani o promesso agli italiani, poi dopo avrebbero richiesto una cambiare in bianco politica. Noi ti aiutiamo a liberarti dal nazismo, a combattere il nazismo, ma di fatto poi ci dovrai dare una contropartita. E gli angloamericani, soprattutto per le pressioni inglesi, non erano disponibili a questa operazione. Arriviamo a 3 settembre, la firma di Cassibile, poi verrà resa nota l'8 settembre. Alcuni sostengono che gli angloamericani non hanno rispettato gli impegni. Può essere, certamente, che avrebbero dovuto non renderlo pubblico finché il nuovo Stato, i nuovi comandi non avessero organizzato il rientro degli eserciti da parte delle zone dove si trovavano o zone operative. Ma io però mi pongo un'altra domanda. La notte fra l'8 e il 9 settembre, quindi l'8 settembre viene resa pubblica la notizia, la notte fra l'8 e il 9 gli angloamericani devono sbarcare a Salerno. Ora, bisogna informare la popolazione che quelli che stanno sbarcando non sono più i nemici che il fascismo o il nazifascismo o l'asse sta combattendo. Bisogna metterli su chi va là, perché quantomeno, se proprio non si vogliono ribellare o combattere gli angloamericani, quantomeno restano immobili, neutrali. Quindi, se da un lato possiamo dire che furono non tenute ferme le promesse fatte, dall'altro però bisogna riconoscere l'inevitabilità della necessità di dover informare la popolazione di quello che stava avvenendo. E nonostante ciò, voi sapete, soprattutto voi generali, colonnelli, uomini dell'esercito, che cosa significò lo sbarco di Salerno. Perché contrariamente alle informazioni, e qui c'è una pecca dei servizi segreti militari americani, che hanno dimostrato non si sono dimostrati sempre all'altezza della situazione, soprattutto per quanto riguarda la situazione italiana e la guerra combattuta in Italia. Voi pensate, quando poi tratteremo Mignano, che il comandante che stava sottoposto appena dopo Kesselring, Fonseca,
era stato a studiare ad Harvard, quindi era uno che conosceva bene l'Italia, gli studi tedeschi, gli studi ad Harvard. E perché i generali americani non conoscevano l'orografia italiana? Perché non conoscevano Mignano Montelungo, la situazione geografica questa? Perché molto probabilmente l'avevano presa alla leggera, anche perché il problema non si era stabilito il 10 luglio, ma si era stabilito nelle varie conferenze precedenti, e soprattutto si stabilirà quella di Casablanca, dove si stabilirà poi la divisione europea, che sarà sancita definitivamente a Yalta nel 1945. Ma soprattutto il problema si poneva nella competizione fra anglo-americani e russi. La Russia premeva perché si aprisse il secondo fronte in Europa e si dovesse impegnare quanto più possibile l'esercito tedesco in mare di dislocazione. Stiamo ancora nella battaglia di Russia, Stalingrado, tutta la storia della campagna di Russia. Bisogna aprire un fronte in Europa, lo si apre in Italia perché il tallone più semplice da raggiungere, più vicino da raggiungere, è anche il meno forte, potente. E in prospettiva, nella famosa conferenza di Teheran del 28 ottobre, 1 novembre 1943, fra i tre grandi, si stabilisce di aprire il secondo fronte potente in Europa, cioè quale? Quello della Normandia, il famoso D-Day fissato per il 6 giugno 1944. L'operazione Overlord. Ora dico, in questo scenario di politica militare, ma soprattutto di politica estera e di rapporti fra gli alleati, va da sé che la campagna d'Italia, lo vogliamo dire per come è sostanzialmente, era una campagna secondaria, per usare un eufemismo, anche perché gli anglo-americani non avevano tutte queste truppe a disposizione. Avevano a disposizione per l'Italia, per l'occupazione dell'Italia, la campagna d'Italia, 10 divisioni contro le 17 divisioni che esistevano già in Italia al comando di Kesselring. E tenete presente che poiché noi possiamo dire, che lo dico scherzosamente perché poi anche con i miei alunni mi interfaccio continuamente, di Hitler possiamo dire tutto il male di questo mondo, lo dobbiamo dire, perché quello è rappresentato il male assoluto, qui non ha giustificazione alcuna, ma certamente non possiamo dire che fosse un cretino, no? E aveva militari che di prima, no, Fonsenger ad esempio era uno che, come dicevo, è studiato a Harvard, non ha fatto grossa carriera militare perché non si è mai iscritto al partito nazista, però era uno che contava. Kesselring sapeva il fatto suo, Rommel manco a parlarne. Tenete presente che già l'8 maggio 43 e poi successivamente il 18 maggio 43 sempre, Hitler ha capito che l'Italia può cambiare bandiera, può cambiare posizione. Molto probabilmente, se gli anglo-americani forzano in Italia, Mussolini cambia ovunque l'Italia, va? Chiama Rommel nella Silvanina e gli affida la famosa operazione di scendere ai confini dell'Italia sulle Alpi con altre 18 divisioni da poter utilizzare nel caso che gli anglo-americani ci partano in Italia. Questo l'aveva fatto il 18 maggio, questi ci partono il 10 luglio. Cioè, voglio dire, noi siamo abituati a fare una storia così, dice, vabbè, sono arrivati i tedeschi, sono arrivati gli inglesi, poi è stata una passeggiata, ma ci sono altre strategie militari dietro che noi non conosciamo, se no studiando approfonditamente, cercando, e nonostante ciò cerchiamo di capire, non sempre ci riusciamo, perché nonostante cerchiamo di capire, nonostante perdiamo giornate e nottate per cercare di collegare, molte cose non le conosciamo perché ancora sono sconosciute, documenti ancora non possibili da consultare, e il procuratore qui è l'emblema che ha potuto consultare dei documenti dopo 70 anni, si può dire. Quindi vuol dire, capire, la storia è complessa. Ecco, in questo scenario generale, se questa è una seconda campagna, una campagna di seconda categoria,
Perché le seconde categorie? Perché il fronte grosso lo debbono aprire nel nord Europa, perché di là si deve fare l'operazione di liberazione primaria, e per arrivare prima a Berlino, liberare l'asse, non quello Roma, Berlino-Roma, stavolta Parigi-Berlino, cioè tentare su quella direttrice di arrivare prima e cercare di arrivare prima in Germania, perché chi arriva prima in Germania conquista più territorio. I russi perché premevano che si aprisse il fronte qua? Perché aprendo il fronte qua alleggerivano il fronte est, e allora avevano opportunità, come poi l'hanno avuto, di conquistare parte della Germania, e si è formato uno stato satellite. Cioè, va a dire, stiamo nel 43, ma questo succede nel 45, nel 47, nel 48, nel 55. Cioè, la politica fatta nel 43 è determinante poi per gli sviluppi successivi in Europa e nel mondo. Quindi, in un'altra occasione, quando presentavamo un libro di Giacomo, mi pare, stavamo alla sede comunale, io citai Dante dicendo: poca favilla, gran fiamma seconda, volendo dire che la campagna d'Italia, che a noi sembra una tragedia, e certamente lo è, per tutti che ha provocato, per le distruzioni che ha comportato, per i sacrifici, le sofferenze, figuriamoci se la vogliamo diminuire, no, è gravissima, è una tragedia, però in confronto a quelle di Stalingrado, in confronto alla battaglia delle Ardenne, in confronto alla battaglia della Normandia, certamente è di secondaria importanza. Ma perché? Perché tenere quante più truppe tedesche occupate, e non tanto al centro-nord, più a sud, perché tenere più a sud bisognava forzare Hitler e gli stati maggiori tedeschi, con la paura che gli anglo-americani, oltre ad occupare l'Italia come hanno fatto, potessero sbarcare nei Balcani, e avrebbero voluto aprire un terzo fronte. Capite? Quindi eventuali tre fronti. La Russia sta già combattendo, le Ardenne, il nord, l'overlord, l'Italia e i Balcani, significava che la morsa diventava completa. Ma questo non fu possibile per una questione logistica degli anglo-americani, perché non avevano le truppe a disposizione, non avevano il materiale a disposizione. Non è d'accordo, eh? No, assolutamente no. Vabbè, no, dopo magari facciamo. Poi facciamo due chiacchiere. Che cosa succede? Che quando si arriva a questa determinazione, si usano 10 divisioni per poter entrare in Italia. Allora, poi i servizi segreti non lo sanno, che i tedeschi già hanno 17, già qua, oppure non conoscono la realtà. Tant'è vero che per arrivare da Salerno in questa zona ci arrivano solo il 31 ottobre. Quindi ci impiegano ben 2 mesi, tranquilla, e Napoli viene liberata volontariamente dalla popolazione, spontaneamente dalla popolazione. Quindi è stata anche, è vero che molto importante fu quell'inverno, quell'autunno, perché fu piovoso, ma era importante anche la strategia di Kesselring, il quale arretrava continuamente non più di 20-30 km per volta. Da Napoli al Volturno sono 30 km, dal Volturno a Mignano sono altri 30 km. Era quasi programmata, tant'è vero che leggendo i diari di Kesselring, lui si aspettava tutta un'altra cosa da parte delle truppe anglo-americane. Era convinto, era certo, che sbarcassero al nord di Roma. E tant'è vero che lui dice sempre in questi diari che se, stante la situazione, gli anglo-americani fossero sbarcati non ad Anzio nel 44 e non a Salerno nel 43, ma fossero sbarcati al nord di Roma, le truppe tedesche di stanza in Italia avrebbero resistito 3 giorni e poi si sarebbero dovuti arrendere, perché non ce la potevano fare. Ma perché gli anglo-americani non hanno potuto sbarcare, non sono potuti sbarcare al nord di Roma? Perché loro. Badoglio. No, non è Badoglio. Perché l'aviazione americana aveva, quindi gli stati maggiori dell'aviazione avevano detto che il raggio d'azione che potevano controllare con l'aviazione a loro disposizione non poteva andare oltre Salerno. È diversa la situazione. E intanto che cosa succede? In tutto questo, il 13 ottobre, data fatidica, l'Italia dichiara guerra alla Germania.
quindi esce, prende posizione su un nuovo schieramento, però forza per la ricostituzione di un esercito che gli angloamericani, per quelle ragioni che abbiamo detto prima, non glielo consentono, non lo possono consentire, perché prima di tutto hanno difficoltà di equipaggiamento e quindi hanno requisito anche i mezzi, i carri, detto pagamento, tutto. Se si leggono alcune relazioni sul vettovagliamento del 43, anche qui sbagliarono gli angloamericani, soprattutto gli americani, erano convinti che il materiale esistente bastasse per le truppe e quando sono arrivati qui non l'hanno trovata e non sono sopportata, hanno dovuto requisire la farina ai civili. Poi dopo l'hanno ricompensata abbondantemente nell'immediatezza della guerra e soprattutto dopo, quando negli anni successivi, nel 47, danno all'Italia, a parte il piano Marshall, ma 50 milioni di dollari per ricompensare le spese effettuate dall'Italia per il mantenimento delle truppe sul territorio nazionale. Quindi voglio dire, sono i momenti storici di una certa importanza che ti spingono ad agire in un certo modo. Si arriva in questa zona, bisogna conquistare Montelucco. È semplice dirlo. E chi lo fa? Gli italiani vogliono dimostrare di essere adesso, di combattere veramente per un'idea di libertà che non sia quella fascista, vogliono rinnegare quello che è successo prima, non sono più gli stessi, ma per poterlo fare hanno bisogno di armamenti, di organizzazione. E gli Stati Uniti, cioè gli angloamericani, non sono tanto disposti a questa cosa, tant'è vero che la mattina dell'8 dicembre 1943 questi ragazzi vanno all'attacco di Montelucco, ma con gli armamenti nostri, e i nostri armamenti non erano all'altezza per poter contrastare quelli della difesa tedesca, la famosa linea Bernhard. E anche qui non si sa quando volontariamente o quando per ignoranza della conoscenza dei luoghi, i servizi segreti americani dicono che questa zona non è difesa se non una velatura di armamento. Quando i ragazzi alle 6:30 partono all'attacco è coperta dalla nebbia e quindi subito arrivano a quota 343 quasi, ma poi devono ritornare alzandosi la nebbia, comincia il fuoco di sbarramento da parte dei tedeschi e questi ragazzi, che sono circa 500 del primo gruppo motorizzato, che è composto da bersaglieri, dal 51esimo e da tante componenti, che cosa succede? Vengono quasi massacrati. Vengono massacrati perché si era detto che non era possibile che fossero in una difesa ferrea, invece era una difesa seria, perché Kesselring e soprattutto von Zecher avevano fatto questa operazione come una linea d'avanguardia per cercare di bloccare l'avanzata anglo-americana e far sì che potesse avere il tempo necessario per fare la famosa chiusura totale, quasi ermetica d'acciaio, della linea Gustav, perché là si giocava tutta l'operazione sulla linea Gustav. Questa era una linea di sbarramento e di ritardo per l'esercito anglo-americano. Questi ragazzi vengono poi, ricevono la visita di Clark stesso, il giorno dopo si complimentano e hanno capito gli angloamericani che questi ragazzi e il generale Dapino combattono veramente con volontà, vogliono veramente dimostrare che questo esercito non ha nulla più a che fare con quello che si era verificato nei mesi precedenti. E allora cambiano scenario. Si organizza un attacco per il 16 dicembre successivo, ma stavolta però in situazioni diverse, con l'aiuto concentrico di tutte le forze italiane, americane, inglesi che partecipano all'operazione e soprattutto con armamenti diversi che consentono di poter cercare di dimostrare quando questi italiani ci credono veramente. La battaglia porta la conquista di quota 361 il 16 di dicembre e Montelucco
diventa il simbolo della riscossa, della rinascita di questo esercito, che pure si è rappresentato da 1000 ragazzi più o meno ventenni, con tutte le difficoltà e con tutte le, come dire, i problemi psicologici che vivono. Sono ragazzi che sono, la stragrande maggioranza, ex ufficiali della UC, e che chiaramente sul piano morale hanno subito le sconfitte in Africa occidentale, l'occupazione del suolo italiano, la dover subire la resa incondizionata nei confronti dell'esercito vincitore, e loro sperano di diventare collaboratori, co-belligeranti, ma non, o alleati, ma non potranno andare oltre quel ruolo di co-belligeranza. Perché è vero sì che gli anglo-americani si sono convinti della dedizione alla nuova situazione di questi giovani dell'esercito, però non vogliono, per quelle ragioni dicevamo prima, firmare cambiali in bianco per il futuro politico. Dovranno sempre essere loro a dettare le regole, come secondo me è giusto che sia per un esercito che vince. Con ciò non sto facendo il filo americano, anzi mi sembra di essere stato già molto anti-americano. Ma io dico che non sono né filo americano né anti-americano, cerco di dire quello che secondo me è successo, quello che agli occhi di un attento osservatore accade, è accaduto e si può verificare. Allora, se questi ragazzi hanno immolato, la stragrande maggioranza di loro ha immolato la vita, altri sono rimasti feriti, altri sono dispersi, e quindi hanno creato le condizioni perché su Monte Lungo contestualmente sventolasse la bandiera italiana e la bandiera americana, vuol dire che avevano dato e lottato per un grosso ideale, quello di un concetto di nazione, di Stato, di patria, che avevano, perché no, diciamo anche questo, forse quel concetto di patria gli era stato inculcato in quel ventennio precedente nelle accademie o negli istituti superiori. Forse quel concetto di patria inculcato precedentemente aveva dei limiti o andava oltre certi concetti come li interpretiamo noi oggi, ma teniamo presente che stiamo parlando di 76 anni fa, con visioni diverse, culture politiche diverse, cultura diversa, modo di fare diverso, una realtà diversa, un ambiente diverso, una storia diversa, possiamo dire un'epoca diversa. Quindi io credo che dobbiamo veramente molto a questi ragazzi che hanno creato con la loro battaglia su Mignano Monte Lungo le condizioni poi per, tra virgolette, costringere gli americani e gli inglesi, se non proprio a fondare un esercito parallelo, a fondare i gruppi di combattimento che hanno accompagnato la liberazione fino a Pescara, fino all'Emilia Romagna nei mesi successivi. Lei è sindaco di San Pietro in Fine, qui abbiamo la grande testimonianza come istituzione di che cosa è rappresentata la storia di questa zona e di che cosa, e avete fatto un'ottima operazione secondo me nel lasciare immutato il Parco della Memoria, perché possa diventare luogo di turismo culturale, ma all'interno di quel turismo culturale possa far ricordare sempre che cosa significa quando l'uomo, questo essere eccezionale, che è dotato di un sentimento e di una facoltà altrettanto eccezionale, la ragione, nel corso della storia o del divenire storico, qualche volta decide di farla dormire, e quando la ragione dorme scattano altri stimoli, che sono quelli bestiali del fascismo, del nazismo, del comunismo, del trotskismo, di tutte le dittature. Io ritengo che all'interno di questa analisi, sia pure brevemente storica, di questo momento determinante per la storia d'Italia e perché no per la storia d'Europa, poi per tutti noi dovremmo usare sempre un metro di valutazione, che se la dittatura, cioè quando un politico, un'istituzione, un sistema politico conculca la libertà personale, questo va condannato a prescindere dal colore di chi conculca la libertà.
se lo conculca la destra va condannato la destra, se lo conculca la sinistra va condannato la sinistra, perché la libertà e la dignità di ogni singolo individuo, di ogni persona, hanno un valore incommensurabile. E noi dobbiamo, facciamo bene a ricordare quei ragazzi che immolando la loro vita hanno creato le condizioni per la rinascita della nostra patria. Grazie. Grazie professore Franco, chiedo scusa della sacchetta. Io forse volevo solo rappresentare, avendo letto alcuni rapporti fatti dagli ufficiali di Stato Maggiore americani, loro nel momento in cui decisero della campagna d'Italia pensavano di risolvere il problema nel giro di 1, 2, 3 mesi, non di più. Forse questo è stato uno degli errori fondamentali per gli sviluppi successivi. Grazie comunque professore Franco. Allora io direi di passare adesso al professore Giacomo, al preside Giacomo De Luca, Mignano Montelungo, quindi è qui di casa, lo conoscete tutti, però posso dire che lui ha fatto la sua vita partendo da ferroviere, poi si è laureato, poi ha vinto cattedre fino a diventare professore, preside, e poi si è trasferito attualmente a Mignano Montelungo, e dove sta vivendo e sta felicemente la sua pensione. Il professore De Luca ha moltissime pubblicazioni, molte sono state anche presentate qui, e lui oggi darà un excursus, su una testimonianza proprio sulla parte bersaglieri, il 51esimo battaglione OG da Marostica a Bari a Mignano Montelungo. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, un saluto al sindaco, al presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, a tutti del tavolo della presidenza, a tutti voi. Un saluto alla collega preside che dimostra veramente un impegno non soltanto per questa giornata, ma soprattutto per quella che è la storia di Montelungo con i suoi ragazzi che vengono sui luoghi della battaglia per conoscere realmente come si sono svolte le cose sul territorio. Io voglio innanzitutto dire, tenendo conto degli interventi di questa mattina, ma anche di quelli che il sindaco e il presidente hanno fatto questa sera, e anche il presidente Pino, che i bersaglieri con questa giornata di metà settembre annuale, perché così abbiamo deciso insieme col sindaco e presidente dell'associazione, vuole soprattutto mantenere viva la memoria dei caduti di Montelungo, mantenere viva la memoria del 51esimo bersaglieri AUC e dei bersaglieri che sono stati sempre presenti nella vita e nella storia della nazione dal risorgimento fino ad oggi, e lo saranno ancora e sempre per i secoli futuri. Io ricordo il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro che la mattina dell'11 dicembre del 1997 da Montelungo, dal Sacrario, guardando la folla immensa di popolo, donne, uomini, studenti, giovani, militari, reduci, abbracciò un abbraccio ideale, collettivo, i caduti militari e i caduti civili, e chiamò Mignano Montelungo terra di libertà, significando che a Mignano Montelungo si era verificato quell'incontro tra soldati e popolazione, che a Mignano Montelungo era stata scritta una pagina importante di umanità. Stamattina il generale parlava di umanità, era stata scritta una pagina importante di umanità e di ricchezza di valori che non possiamo dimenticare. Perciò questa manifestazione voluta decisamente
e anche saggiamente dall'Associazione Nazionale Bersaglieri si va affermando sempre più, come già quelle di Goito, che ricordano la battaglia di Goito del 1848, come quella di Roma, la breccia di Porta Pia del 1870, e poi, giustamente diceva il colonnello Pino, nell'anno 900 questa di Vignano Montelucco del 1943. Ed è destinata a consacrarsi sempre in maniera più elevata, più alta, per vivere insieme l'orgoglio che proviamo per questo incontro tra soldati e popolazione, tra esercito e popolo, per vivere insieme l'orgoglio del valore dimostrato dai combattenti di Montelucco, perché quando parliamo di Montelucco non possiamo fermarci ai bersaglieri. Dobbiamo ricordare anche i fanti del 67esimo, chi da una parte e chi dall'altra, tutti combatterono valorosamente. E i bersaglieri in quell'occasione persero in quella giornata 22 dei loro allievi e caddero ufficiali e caddero soldati in quella giornata. Ma da dove erano partiti, ecco, questi bersaglieri del 51esimo? Il 51esimo battaglione si era formato a Marostica. Da Marostica, dove avevano vissuto un periodo di 6 mesi spensierato, felice, si trasferirono a Bari. A Bari, dove incominciarono ad avere contatti con quelle che erano le situazioni di guerra, per poi arrivare a Montelucco, dove provarono il sacrificio, il dolore, l'onore e la gloria sul campo di battaglia di Montelucco. Furono chiamati alle armi nel 1943, nel mese di febbraio, quando l'Italia era già in guerra da più di 3 anni a fianco della Germania, però già era sulla china della disfatta. Il 22 di gennaio era stata conquistata Tripoli dagli inglesi. Il 1 febbraio a Sebenico si contavano 84.000 tra uomini, tra reduci, cioè tra caduti e tra prigionieri, quindi era che nella ritirata dal Don, quindi era una situazione molto difficile. Però a Marostica, la città di Marostica la conosciamo tutti, è una cittadina che si trova tra il Brenta e l'Astico e dove si svolge la famosa partita storica di scacchi con figure viventi in costume. Il comune, la città di Vignano Montelucco, è gerarchizzata già dagli anni 70 del 1900, del secolo scorso, quindi c'è un legame forte proprio tramite i bersaglieri. A Marostica loro vissero questa vita spensierata pur provvedendo a tutto l'addestramento come allievi ufficiali di complemento, quindi studi, prova delle armi, marce, attività sportive, a campo sportivo, che erano quelle che più piacevano, così raccontavano i reduci, e poi anche la libera uscita, le ragazze, perché no? E soprattutto, ecco, la voglia di fotografarsi con la posa bersaglieresca. Quindi avevano maturato in quei 5 anni il loro essere bersaglieri, la coscienza del bersagliere, non solo dal punto di vista del dovere, perché amavano, erano innamorati dei loro comandanti. Quei 500 uomini che furono destinati a Marostica dal 57esimo fanteria di Vicenza furono divisi in 3 compagnie. Grazie ai sogni e alle speranze che si confidavano, noi sappiamo che cosa
Ecco, sognavano o speravano i ragazzi che sono morti a Montelunco. C'è Edmondo Bonaccorsi, voleva essere un giornalista. Un giornalista voleva fondare una rivista nuova, una rivista meravigliosa. Michele Biancofiore era calciatore già affermato in Puglia, era di San Giovanni Rotondo e insegnava già, pur essendo studente universitario nella scuola superiore. Quindi le sue due passioni erano il calcio ed erano quella di essere un uomo di scuola. E poi ancora possiamo ricordare Mario Cardone di Mantova. Mario Cardone di Mantova era iscritto a medicina, sognava di diventare un luminare della scienza medica. E poi Leone Maccheroni. Leone Maccheroni domani inaugureranno un cippo ad Assisi in suo onore, in un raduno regionale dei bersaglieri dell'Umbria. Quindi in tutte le parti, non solo a Vignano, ma anche laddove si ha questo senso del rispetto della memoria e del mantenimento della memoria, ecco, si lavora perché questo possa possono essere ricordati i nostri soldati. E poi tutti questi sogni e queste speranze rimasero spezzati sul campo di battaglia di Montelunco. Ma insieme a tutto questo arrivavano a Marostica anche le prime notizie preoccupanti sulla guerra. Fu conquistata Pantelleria l'11 giugno, era stata conquistata il giorno prima Lampedusa, si preparava lo sbarco in Sicilia, però arriva l'armistizio dell'8 settembre. E quindi è importante questa pagina dell'armistizio dell'8 settembre, perché questi giovani, parte alle 19.42 quando fu ufficializzato l'armistizio, parte erano in libera uscita, parte erano a giocare nel cortile, ma alle 21 uno squillo di tromba ed eccoli alla adunanza nel cortile. Il colonnello, tenente colonnello Trapani, li riunì e comunicò che non c'erano dei comandi precisi, c'era stato l'armistizio ma non avevano dei comandi precisi, però il loro compito era di operare sotto il comando della piazza di Bari. Allora era comandante della piazza di Bari il generale Nicola Bellomo, ancora che dovevano attenersi alle disposizioni della 209esima divisione costiera, che era a comando del generale Clerici. Fu importante questo. Dice, per tutte le altre notizie, per tutte le altre disposizioni provvederò io, però l'importante è rimanere uniti e con le armi pronte per controbattere ogni attacco da parte dei tedeschi. Questo episodio è importantissimo perché ci dimostra come una unità operativa che aveva un comandante capace di organizzarli rimase ferma sulle posizioni. Tant'è vero che il giorno dopo, il 9 settembre, quando nel porto di Bari arrivarono i tedeschi per sabotarlo e il generale Bellomo con le poche forze a disposizione, qualche finanziere, qualche portuale, qualche civile, riuscì a respingere il primo assalto dei tedeschi. Quando i tedeschi si presentarono una seconda volta, ma questa volta con 300 uomini ben armati di mitra e bombe a mano, allora furono chiamati, ci fu la resistenza, ma occuparono il porto. Sfondarono i cancelli, occuparono i porti e cominciarono le azioni di sabotaggio, quindi a minare il porto. Chiamarono i bersaglieri del 51esimo, i quali arrivarono armati, circondarono il porto, occuparono delle posizioni avanzate, per cui il capitano Steiner, comandante dei 300 tedeschi,
vistosi in difficoltà, decise di chiedere la resa. Chi andò, ecco, a parlare per la resa? Andò il tenente allora Giuseppe Moiso fu scelto perché? Perché era il comandante in seconda più anziano come servizio e aveva occupato la posizione più avanzata con il suo plotone e nello stesso tempo aveva una decorazione, la Croce di Ferro, che era un riconoscimento importante avuto dal feldmaresciallo Rommel. Quindi si è presentato il tenente Moiso con due allievi, mentre dall'altra parte il capitano Steiner, scrive lo stesso Moiso, tutto impettito, con due granatieri che avevano diciamo a tracolla, a modo in bandoliera, le fasce di mitra tra MG42. E quindi per fare impressione, invece loro dignitosamente affrontarono questo discorso, chiese il capitano Steiner che la loro resa era a condizione, nel senso che se li avessero lasciati con le armi leggere e lasciata la possibilità di ritirarsi liberamente verso il nord. Il tenente disse 30 secondi avrete la risposta fu favorevole e quindi furono scortati dal 51° battaglione alla stazione di Bari, messi su un treno, su una tradotta, e spediti verso Foggia. Soltanto quando partirono verso Foggia, ecco, all'alba, loro ritornarono a Bitonto, arrivarono nella caserma, nella scuola, alle ore 9:30. Quindi questo sta a dimostrare come incominciarono non solo poi quella azione, ma furono chiamati il 51° bersaglieri sempre nei giorni successivi nei comuni vicino a Bari, nelle città vicino a Bari, per soccorrere le popolazioni contro le rappresaglie tedesche dei tedeschi in ritirata. A Gioia del Colle, ne abbiamo sentito parlare oggi di Gioia del Colle, mi è venuto in mente, poi a Trani, a Altamura, a San Michele di Bari e a tante altre, a Molfetta e a tante altre città di quei luoghi. Ecco, questa è l'azione che si è svolta a Bari, questa è l'azione che si è svolta a Marostica. Però per arrivare a Montelunco il discorso è molto più difficoltoso, perché ha detto già bene il professore Silvano Franco che gli americani non volevano un esercito italiano, volevano utilizzare, ecco, gli italiani, i soldati italiani, pur essendoci stata la resistenza. Non è vero che tutti sono andati a casa, tutti sono fuggiti, questa dobbiamo un po' cominciarlo a sfatare, perché in molti luoghi sono rimasti sul campo i nostri militari e hanno pagato con la vita, soprattutto qui nei nostri territori, nelle nostre zone. E proprio sul fatto che citava sullo sbarco di Salerno, è la pattuglia della Guardia Costiera che si è trovata tra Amalfi e Salerno, che nella notte, non sapendo niente che era avvenuto l'armistizio e tutto il resto, si è trovata assaltata una prima volta dai tedeschi e quindi si è difesa, è riuscita, una seconda volta dagli americani è riuscita a difendersi, poi si sono ritirati, ma sono arrivati con forza e allora hanno deciso di abbandonare la postazione e di fuggire. Però soltanto due si sono salvati e dopo hanno saputo, quando sono stati fatti prigionieri, hanno saputo che hanno combattuto sia contro i tedeschi che contro, ecco, quel discorso che tu facevi giustamente della mancata informazione della popolazione, ma anche dei militari. E grazie anche all'azione di Bonito Oliva, del colonnello Bonito Oliva, che
dalla collina di Santa Maria, sapeva lui di questo armistizio, prese posizione e mantenne la posizione contro i tedeschi, per cui gli alleati che stavano per essere buttati a mare, grazie anche a una posizione protetta dai soldati italiani, ecco, riuscirono a sparcare, insomma, ecco, a respingere gli attacchi dei tedeschi. Ora, tutto questo non valeva niente per gli americani, ma soprattutto per gli inglesi, che volevano gli italiani sì come al loro fianco, ma come forze ausiliarie, come lavoro a basso costo, cosa che non poteva essere accettato dal governo italiano, ma soprattutto dai comandi militari italiani. Per cui si addivenì con una serie di accordi e di incontri alla costituzione di una forza, una semplice forza, di 5.000 uomini soltanto, che fu il primo raggruppamento motorizzato. Di questo primo raggruppamento motorizzato faceva parte il 51esimo bersagliere e non poteva, perché era l'unica forza che era rimasta intatta su quel territorio. E poi furono aggregati quelli del 67esimo fanteria. 67esimo fanteria ebbe anche parte dei granatieri che stavano proprio a Gioia del Colle, che furono sciolti perché il generale si arrese, ma molti dei soldati non vollero arrendersi e si recarono a Bari presentandosi alle armi. Quindi ci fu, ecco, una reazione dell'esercito italiano in tutti i posti e dovunque. E fu poi partecipò anche al primo raggruppamento motorizzato costituito il 28 settembre del 1843 a San Pietro Vernotico. Da San Pietro Vernotico i bersaglieri si trasferirono a Cellino San Marco. A Cellino San Marco incrossarono le file con i 9 marinai che provenivano dall'Accademia di Brindisi. 5 dei marinai poi moriranno a Montelunco, e con altre 2 persone importanti per Montelunco, il medico Fuertes, che fu molto molto prezioso, ecco, nella battaglia di Montelunco, e il Franco Frappoli, un giovane operaio che era arrivato dalla provincia di Vicenza, dove lavorava, perseguitato dai tedeschi, fu costretto a rifugiarsi nella parte liberata e quindi arrivò a Bari, e arrivato a Bari dei bersaglieri che rientravano a Pitonto nella scuola li seguì e insisté per entrare, ma non poteva entrare perché non aveva ancora 21 anni, era un 19enne. Soltanto riuscì ad entrare a Cellino San Marco quando entrarono i marinai che erano 18enni e 19enni. Allora misero anche lui, e anche lui morì a Montelunco. Fratello Giorgio viene ogni anno qui a Mignano Montelunco, il sindaco lo sa. Quindi questo sta a testimoniare come questi uomini poi volevano gli americani soldati preparati nel combattimento, e quindi volevano anche controllare la loro formazione per la battaglia, e sia a Cellino San Marco ma anche poi a Sant'Agata dei Goti furono, quindi 13, già l'ha detto il professor Silvano Franco, il 13 la dichiarazione di guerra, il 16 l'accettazione della co-belligeranza soltanto, il 18 ricevono la visita in rassegna del re Vittorio Emanuele III, e poi il 22, cioè l'11 di novembre, i bersaglieri ricevono la rassegna del comandante Clark, del generale Clark, comandante della Quinta Armata. Ma la visita anche di Clark non fu tanto quella di fare una visita, ma di ispezionare la loro capacità di affrontare, ecco, il nemico in battaglia. Così la comunicazione di essere destinati a Montelunco la ebbero soltanto il 3 di dicembre, quindi molto tardi. Il 3 di dicembre è l'assegnazione alla 30ª divisione Texas della Quinta Armata americana. Quindi questo è il percorso. Arrivati a Montelunco si entra
noi abbiamo una bella fotografia, io non l'ho portata, non l'ho messa, una bella fotografia di quando i bersaglieri stanno sulla Casilina con qualche casa all'incrocio lì, e quindi molti, qualche mignanese li ha visti passare, e ora manco quelli che li hanno visti passare ci sono più, che purtroppo i tempi sono 76 anni da allora. E Montelupo è un baluardo che si trova di rimpetto di fronte, ma è ben protetto ai lati dalla catena del Montecesimo a destra entrando e dalla catena di Monte Camino entrando a sinistra. E in più c'è, qui il sindaco di San Pietro Fine, c'è Monte Sabucro, che è la, diciamo, il monte più alto che si affaccia su Monte Lungo, perché Monte Lungo si allunga da dove lo vediamo noi, dove c'è il sagrario militare, arriva per 4 chilometri oltre, ai confini con il Lazio, possiamo dire. E quindi per tutta questa lunghezza Monte Lungo era protetto ai lati. Quando i nostri soldati vengono utilizzati per la battaglia di Monte Lungo, sul lato destro e sul lato sinistro avrebbero dovuto trovare gli americani. Questo era il piano della battaglia. Loro, il 67esimo, tutto il Monte Lungo, il 51esimo con la seconda compagnia, dove siamo stati stamattina per deporre la corona, quella spianata, quindi dal terrapieno della ferrovia al Peccia, quindi era uno spazio sul quale loro erano certi di poter trovare di fronte soltanto i tedeschi, ma ai lati dovevano essere protetti dai americani. Ma nella notte tra il 7 e l'8 dicembre il capitano Corselli del 67esimo Fanteria sulle falde di Monte Lungo aveva dato il cambio al 141esimo reggimento Fanteria americano, e quando arrivavano dei colpi di mitragliatrici dell'MG-42 che sparavano 1200 colpi al minuto, e ha capito che non erano armi di altri reparti ma erano armi tedesche, e ha telefonato al comando italiano, ha detto: ma guarda che qui non ci stanno gli americani, là ci stanno i tedeschi. Il comando italiano si è rivolto al comando americano, dice: ma com'è che lì ci stanno i tedeschi ancora? No, sono delle retrovie che sono rimaste, però noi state sicuri che domani mattina saranno annientate. E noi, in realtà, non erano arrivati né da Monte Maggiore gli americani, perché erano rimasti bloccati su Monte Maggiore, e né da Monte Sabucro, perché anche dall'altra parte il 143esimo reggimento doveva occupare Ceppagna, partire da Ceppagna, occupare Monte Sabucro, occupare San Pietro Infine e scendere poi verso Monte Rotondo, quindi coprire la fascia che avrebbe dovuto proteggere il 67esimo Fanteria. Tutto questo non avvenne, perché la liberazione di San Pietro Infine è venuta il 16, quindi è avvenuta ben 8 giorni dopo. Quindi questo è il discorso che diceva Franco, che gli americani non hanno molto aiutato, ecco, gli italiani. Ed ecco perché quando il 16 dicembre, con lo stesso piano operativo, capirono il valore dei soldati italiani, la volontà di combattere dei soldati italiani, e allora mantennero gli impegni, anzi incominciarono le azioni per conquistare San Pietro Infine dal giorno precedente, alle 15 del giorno precedente, non più nella notte, e fecero partire i soldati italiani, contingente italiano, alle 9 della mattina, non più alle 6:20, quando già avevano accertato che le posizioni fossero state occupate. Così, io ricordo sempre con grande gioia, con la soddisfazione di Gabriele Luzzi. Io poi ho avuto la fortuna di conoscere questi reduci, Gabriele Luzzi e Dino Ridolfi, due bersaglieri che furono i primi a arrivare su quota 352.
e qualche istante dopo arrivarono anche gli americani e le due bandiere sventolarono su Monte Lucco e ci fu, ecco, poi il riconoscimento del valore degli italiani, tanto è vero che il generale Clark nel telegramma che fece al generale Tapino, oltre a congratularsi, indicava la determinazione dei soldati italiani a liberare il proprio paese a tutti i popoli oppressi d'Europa. Quindi l'Italia diventava un simbolo, nasceva il secondo risorgimento, la fiaccola del secondo risorgimento si accendeva. Vi ringrazio. Grazie, grazie al Presidente De Luca per il suo accurato e veramente, in base alla sua esperienza, che ha avuto la possibilità di conoscere, di parlare con i reduci, qualcosa di stupendo. A questo punto io dovrei passare al giudice Albano. Il giudice Albano è nato a Napoli e però ha lavorato per molto tempo presso la procura di Santa Maria Capua Vetere, oltre a quella di Napoli di sé. È stato il magistrato che ha contribuito più di tutti a far sì che il poeta di Caiazzo, Wolfgang Lenin Emden, venisse condannato. Cioè è un esempio di una sola sentenza che è andata a buon fine in tutta la lotta che c'è stata dopo gli anni 47, 48, 50. Ha una lunga carriera alle spalle ed è stato sempre in prima linea quando si è trattato di combattere i reati di camorra e soprattutto gli illeciti commessi nell'ambito della pubblica amministrazione. È un esempio che ci deve destare e che deve spingerci al nostro maggiore impegno sempre nel futuro. Ci parlerà la strage di Caiazzo avvenuta il 13 ottobre del 1943. Prego. Ringrazio le belle parole che il moderatore ha tenuto di dovermi dedicare. Ringrazio l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco, per l'invito che mi ha fatto per la giornata odierna e, come ho già detto questa mattina, io sono particolarmente onorato di essere qui oggi con voi a Milano Montelucco. Qui, come è già stato detto, è stata scritta una pagina di storia, una delle più luminose pagine di storia della nostra storia italiana. E quindi dopo le tante relazioni di due autorevoli storici, quella che è stata la battaglia di Milano Montelucco, e dopo l'inquadramento storico che è stato fatto da entrambi, è chiaro che io non posso che associarmi al ricordo delle vittime italiane di quella battaglia, all'inchino alla memoria di quei bersaglieri, di quei tanti che hanno dato la vita per la nostra nazione, come ricordavamo già questa mattina. Anzi, permettetemi oggi di associare, forse lo volevo fare già questa mattina, il ricordo dei soldati, dei bersaglieri, dei tanti che sono caduti nel dicembre del 43, vorrei associare al sacrificio che fanno ancora i nostri militari italiani, perché in Iraq alcuni ragazzi italiani pochi giorni fa sono stati feriti gravemente, molto gravemente, e la televisione non ha detto quali erano le ferite. Due di quelli hanno perso una gamba e rimarranno. Quindi mi sento di associare queste figure, questi nostri soldati di oggi che sono rimasti feriti in Iraq, sono legati profondamente dal legame appunto, con i nostri martiri di Mignano Montelucco. Dicevo, sono stati due storici che hanno quindi inquadrato la battaglia, che hanno fatto comprendere qual era stato il quadro storico e soprattutto hanno parlato, ci hanno riferito di quelle che sono state le vittime militari, quindi era una battaglia, una violenta, una delle più violente battaglie
quel periodo dove persero la vita tanti soldati. Io invece sono qui, apriamo un altro capitolo. La prima guerra mondiale è stata definita la guerra dei soldati, perché morirono milioni di uomini, gran parte soldati. La seconda guerra mondiale invece non è stata solo la guerra dei soldati, è stata anche la guerra dei civili, perché di 60 milioni di morti, milioni di quei morti sono stati civili dei bombardamenti in Italia, nel mondo, sapete benissimo. E purtroppo, proprio nel periodo che va dal settembre del 1943 all'aprile del 1945, l'Italia è stata caratterizzata, i tedeschi hanno lasciato una lunga scia di sangue dalla campagna fino al nord d'Italia, una scia di sangue non solo di soldati, ma soprattutto di civili. E qual è stato questo fenomeno dello stragismo, dei stragi dei civili? E sono stati tanti, sono stati 15.000 vittime di questo orrore del nazismo che si scatenò dopo quell'8 settembre. Certamente influì la situazione storica, perché i tedeschi che erano stati fino all'8 settembre alleati si videro dopo l'armistizio degli italiani, che certamente non erano più di loro, quel famoso patto d'acciaio che li aveva contraddistingue fino allora, vi ricorderete Roberta, no? Roma, Berlino, Tokyo, questo patto d'acciaio veniva meno con l'armistizio. E poi, come più volte è stato ricordato, c'è un avvenimento importantissimo che ha il suo ruolo, gioca il suo ruolo nella strage di Caiazzo, cioè la data di quella strage, il 13 ottobre del 43, dove i tedeschi erano già tanto carichi di odio nei confronti degli italiani, che chiamavano traditori. Quel giorno addirittura l'Italia dichiara guerra alla Germania. Quindi non soltanto c'era stato l'armistizio, ma un mese dopo l'Italia diventa ufficialmente il nemico della Germania. Che cosa caratterizza questa vicenda della strage di Caiazzo? È una vicenda che vorrei ripercorrere con voi, perché è una vicenda che si rivela unica sotto più profili. Innanzitutto sotto il profilo storico, perché fu una delle primissime stragi naziste consumate dopo l'armistizio dell'8 settembre, e seguita di pochi giorni un'altra terribile strage, qual era quella di Bellona. Abbiamo qui il dottor Varigliani, tutte le occasioni, cerca sempre di ricordare la memoria, portare sempre alla memoria di questa altra terribile strage, troppo spesso dimenticata. Immaginate che il professore Gianni Cecchia, collega appunto del professore, nel suo ultimo libro ha scritto che il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani non conosceva che a Bellona c'era stata una strage di 54 italiani trucidati dai nazisti assolutamente innocenti, solo perché era morto un soldato tedesco. Ma la strage di Caiazzo si contraddistingue sotto altri due profili fondamentali. Il profilo giudiziario, perché il processo, vedremo ora si arriverà al processo a carico dei responsabili, è stato celebrato mezzo secolo, immaginate quante decine d'anni sono passate dal fatto, soltanto dopo mezzo secolo è arrivata la condanna in Italia degli autori di quella strage. Ma è soprattutto l'aspetto, il profilo umano, questa tragedia, perché quella sera questa vicenda vede la fine struggente di quattro interi gruppi familiari. Quando dico interi perché dalla nonna, dalla più anziana che aveva 63 anni, fino all'ultimo bambino, che poi era una bambina, Elena Berrone, che aveva solo 3 anni. E tutti e 22 queste persone che rappresentavano questi interi furono trucidati nello spazio di poche ore da questi criminali nazisti, e la strage ha visto la fine struggente solo dei 22, ma c'è stata anche una 23esima vittima, cioè quel bambino che è stato trucidato dai nazisti nel grembo della madre, anche lui insieme a sua madre posto davanti a un potere di esecuzione. Quella sera il male assoluto, ecco questo termine che prima usava il professore Franco,
si è incarnato letteralmente nei soldati della Wehrmacht, perché non si trattava dell'SS o delle parti speciali, quelli abituati che già nell'est europeo hanno consumato atrocità di ogni genere, ma erano soldati dell'esercito tedesco, la Wehrmacht. Tant'è vero che dopo lo studio del fenomeno fascista è caduto anche il mito della Wehrmacht, che è stato portato avanti molto proprio dagli storici tedeschi. Dopo la guerra si è cercato di attribuire solo le parti speciali all'SS le responsabilità di tanti crimini che invece sono stati condivisi anche dalla terra. Che cosa è importante per questa strage, che adesso la ripercorreremo velocemente, di questa vicenda? Ecco, quello che è il tema di oggi, cioè la fiaccola del Risorgimento, che oggi tutti insieme teniamo alta la fiaccola della memoria. La memoria è fondamentale per tutti noi, per ciascuno di noi e per tutti quanti noi. Perché così come un singolo, dico sempre, un uomo che perde la memoria, un uomo assolutamente perduto, penso che anche una nazione, una comunità, uno Stato senza memoria, che non conosca il proprio passato, è una nazione senza futuro. E purtroppo molto spesso il futuro non si tiene conto del passato proprio in proiezione del futuro. La memoria, dicevo la memoria perché che cosa significa la memoria? Significa ricordare, ricordare significa rivivere gli eventi, ma soprattutto significa far rivivere le persone, far rivivere le anime di coloro che sono stati coinvolti in queste vicende. Cioè, i latini ponevano la memoria, non la ponevano nella mente, ma ponevano la memoria nel cuore, tanto è vero che il loro verbo ricordare aveva una radice corpus, cuore, e quindi tutti quanti noi dai latini dobbiamo prendere questo insegnamento, che con il ricordo dobbiamo ricordare soprattutto col cuore e non solo con la mente, e soprattutto i nostri martiri. Vado velocemente con le slides. Come vedete, 13 ottobre del 43, perché dico che abbiamo scritto subito la strage dimenticata? Perché c'è stato un pezzo di storia, cioè che va soprattutto la parte che riguarda l'Italia meridionale, ma poi anche purtroppo le stragi anche del centro e parte dell'Italia settentrionale, sono state per tanti, tanti, tanti anni completamente dimenticate. Dimenticate non solo dalla storia, non solo dalla storiografia, ma purtroppo, come vedremo, soprattutto dalla giustizia, cosa grave, gravissima. È stata la giustizia a dimenticare quelle stragi. Era possibile perseguire i responsabili di quei crimini, ma questo pezzo di storia, come vedremo, è stato nascosto in un armadio. Immaginate, a Roma, alla Procura Generale Militare di Roma, in un armadio erano nascosti, sono stati nascosti per quasi 50 anni, i fascicoli relativi alle stragi naziste in Italia. Questa purtroppo appartiene, questa pagina nera della storia giudiziaria italiana appartiene purtroppo alla nostra storia. Vedete quindi perché dimenticata? Vedremo velocemente perché dimenticata. Ma non è stata la sola, perché la strage di Caiazzo è stata dimenticata insieme alla strage di Bellona, Conca della Campania, Mondragone, Fornelli nel Molise e così via. Man mano che si saliva l'Italia, come vi ho detto, è stata una vera e propria scia di sangue, terminata con le grandi stragi di Marzabotto, passando per Sant'Anna di Stazzeno. Sono state talmente tante e talmente tante che, ripeto, per nasconderle c'è voluto un armadio intero della Procura Militare di Roma per non procedere nei confronti dei responsabili. Cosa accadde quella sera del 13 ottobre del 1943? Accadde che era in corso una violentissima battaglia, purtroppo il caso non funziona, e, come vedete c'era era in corso la battaglia del Volturno, così come a Mignano Montelupo c'è stata una battaglia importantissima, sul Volturno c'era una delle altre battaglie fondamentali, gli anglo-americani dovevano superare il Volturno, che vedete il fiume che sta al centro della fotografia. Sulla destra, in alto della foto, vedrete un casolare.
dove aveva sede la compagnia dei granatieri tedeschi. Il comando granatieri era situato in alto su quella collina. Nella collina invece più in basso, vedete, qui c'è un altro casolare, esattamente questo, c'è un casolare dove avevano trovato rifugio i quattro interi gruppi familiari. Come vi ho detto, dalla nonna, i quattro capi famiglia, perché è fondamentale sapere in questo evento che gli unici uomini che sono stati uccisi, cioè le uniche persone che sono state uccise erano soltanto quattro gli uomini, ma tutte le altre vittime erano donne e bambini, soprattutto bambini. Quindi, perciò ci stiamo spostando il campo da quel tema così ampiamente, dottamente trattato dai nostri storici, del sacrificio dei militari, ma in quel periodo vediamo come sono stati sacrificati tanti civili, ma soprattutto sono stati sacrificati, e ricordate bene Sant'Anna di Stazione, tante donne e tanti bambini. Che cosa accadde quella sera? Accaddero tanti eventi, così dice che ho scritto nel libro, che il destino gioca nella vita di tutti noi, gioca un ruolo fondamentale. È il destino che muove i fili della vita di tutti quanti noi. Cosa accadde quella sera? Loro erano raggruppati in quel casolare, quindi erano sicuri perlomeno di essere al sicuro in quell'edificio dal quale non si permettevano assolutamente di uscire. Cosa accade quella sera? Non solo che la mattina del 13 ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania, ma accade un altro evento, purtroppo infausto per i nostri poveri contadini, perché erano poveri contadini, erano semplicemente contadini. Cosa accade? Che il tenente Drasche, che comandava quella compagnia, viene chiamato al comando generale, quindi al comando del, ovviamente di stanza di vicino Cagliazzo. Quindi lascia il suo comando a un giovanissimo sottotenente, giovanissimo, abbiamo tanti bersagli, aveva solo 21 anni. Questo si chiamava Wolfgang Lenig Hendel e aveva appena 21 anni e come sottotenente si ritrova quella sera ad avere il comando della compagnia, perché il tenente si deve allontanare e gli lascia il comando. Come avete visto che si chiamava Wolfgang Lenig Hendel, perché si chiamava anche Hendel? Hendel è il nome di un incrociatore della prima guerra mondiale. I marinai di quell'incrociatore furono degli eroi della prima guerra mondiale. Sopravvissuti ebbero l'onore dal proprio Stato, dalla Germania, di poter inserire il termine dell'incrociatore, il proprio nome, cioè sul proprio cognome, anche il cognome di quell'incrociatore. Uno di quei marinai era il padre di Wolfgang Lenig Hendel, quindi era stato un eroe della prima guerra mondiale. Il figlio, invece, ormai la guerra si avviava alla fine, questo ragazzo, uso il termine ragazzo perché a 21 anni era poco più che un ragazzo, invece era poco amato dai suoi uomini perché aveva poca capacità di comando, non era riuscito ad avere neanche il padre, aveva avuto quella onorificenza, le massime onorificenze, lui non aveva avuto nulla. Cosa pensa questo ragazzo della sua perfidia, della sua cattiveria che dimostrerà per tutta la vita? Approfitta dell'assenza del suo comandante e ha la grande occasione della sua vita. Sa che ci sono, perché gli italiani nei giorni precedenti erano stati visti anzi i tedeschi avevano chiesto loro degli aiuti nella masseria del loro comando, lavori di pulizia ed altro. Sapeva che c'erano quattro uomini, quattro capi famiglia che si trovavano lì. Allora lui inventa i propri soldati, inventa letteralmente un'azione di sabotaggio degli italiani. Dice, tanto ormai la vita degli italiani in quel momento per i tedeschi e soprattutto per un sottotenente come Hendel non valeva assolutamente nulla, la vita degli italiani non valeva nulla, e dice ai propri soldati, guardate che gli italiani, io li ho visti con i miei occhi, hanno mandato dei segnali luminosi al nemico, cioè agli angloamericani che si trovavano, come avete visto, che avanzavano sul fiume Volturno. Lo inventa, non è assolutamente vero, perché come vedete ci sono le colline, non era possibile lanciare segnali luminosi. Poi immaginate contadini che potevano conoscere l'alfabeto Morse per lanciare i segnali e poi quali segnali avrebbero potuto lanciare. Quindi era una menzogna.
però dirlo ai propri soldati già carichi di odio nei confronti degli italiani era sicuramente una forma di, per caricarli ancora più di odio nei confronti degli italiani. E li vanno a prelevare, prende, va con il suo sergente fidato Kurt Schuster e altri 3-4 della compagnia e vanno a prelevare 4 uomini e li ha già deciso di fucilare. C'è stato solo dei sabotatori. Quando tornerà il tenente Draske, io evidenzierò questo fatto che avevano lanciato i segnali luminosi, finalmente potrò avere quella onorificenza che sto inseguendo da tanto tempo, perché ho sventato un atto di sabotaggio, un punito anche con la morte di responsabile. Ma il destino, come vi ho detto, gioca tutta la sua parte in questa vicenda e la giocherà anche dopo. Il destino quella sera vuole che c'è anche che la madre di 2 dei 4, perché 2 erano fratelli, la moglie di 1 dei 4 e un ragazzetto di 12 anni che è il nipote di 2 sempre dei 4 che vengono prelevati, istintivamente seguono i loro familiari. Quindi vengono, vedete, fanno questo percorso dal casolare più basso a quello più in alto, mentre vengono arrivati, vengono portati fino al comando. Le donne implorano pietà con una sola parola, è l'unica parola che conosco in tedesco, e gridano Kameraden, Kameraden, perché i camerati, no? Quindi avvicinanza, amicizia, dicevano pietà, pietà, ovviamente era un sentimento del tutto sconosciuto dei soldati. Arrivano davanti al casolare in alto, sede del comando compagnia, e Emden, senza interrogarli, senza processare, senza una forma neanche minima di processo, li fanno mettere di fronte al muro e con i colpi di pistola di mitragliatrice vengono trucidati tutti e 7. Poi dà immediatamente ordine di scavare in fretta una fossa, gettare il cadavere dentro, e quindi viene scavato in fretta e furia. Immaginate, in particolare raccapricciante, che proprio il ragazzetto di 12 anni viene gettato in quella fossa ancora rampolante, ancora vivo, perché lo hanno testimoniato nel successivo processo i soldati tedeschi che non parteciparono a quelle operazioni. A questo punto ha eliminato 7, evidente. Lui però sa benissimo che nel casolare in basso sono rimaste 15 tra donne e bambini. I bambini sono dai 12 anni, 10 anni, 8, 7, 6, fino ad arrivare la più piccola, che ora vedrete in foto, che è una bambinetta di 3 anni, che si chiama Elena Perù. Questo è il casolare, questo è il casolare dove erano raggruppati 4 gruppi familiari. E questa, al processo, io l'ho chiamata la foto del delitto. Perché? Perché questa foto è stata scattata pochissimi mesi prima della strage e sono esattamente le vittime, queste sono alcune delle 15 vittime che furono trucidate. Dove e come furono trucidate? Esattamente nella stessa identica posizione nelle quali le vedete. Cioè furono tirate fuori dal casolare, furono messe di fronte a quel fico d'India che io ho ritrovato dopo 50 anni, cioè la vita era ancora lì, cioè quel filo di vita era ancora vivo, e il plotone di esecuzione che era composto dal sergente Schuster, dal sottotenente Emden e solo da alcuni volontari, perché quando lui chiese ai propri uomini andiamo giù, usò questo terribile termine, andiamo a completare il lavoro, andiamo a completare il lavoro, cioè significava trucidare tutte le donne e i bambini, molti soldati non vollero, non se la sentirono di uccidere donne e bambini inermi ed indifesi. E quando scesero, ritirarono, ripeto, fecero uscire dal casolare, la posizione del motore di esecuzione, ecco, voi siete in questo momento nella posizione del fotografo e siete anche nella posizione di coloro che facevano parte del motore di esecuzione. E in questo momento adesso li avete di fronte e contro questi bambini furono sparati. Colpi, ecco, noi abbiamo tutti i bersaglieri militari, sapete che cosa significa sparare su dei bambini inermi con mitragliatrici, con pistole e fu gettata anche una bomba a mano.
o infierirono sulle vittime o a colpi di bagnette, soprattutto sulle donne che volevano infierire. Questi erano i più piccoli, questi sono vittime di soldati della guerra. Noi abbiamo, ripeto, abbiamo parlato dei nostri eroi militari, no? Andati ambassati, poveri ragazzi, gli americani non potessero, come giustamente diceva il professore. E questi bambini da chi sono stati abbandonati? Abbandonati da una classe dirigente dopo l'8 settembre, abbandonò non soltanto l'esercito, ma abbandonò un'intera popolazione italiana alla furia nazista, perché tutte le vittime della furia nazista, tutti i civili, pesano sulla coscienza di chi abbandonò completamente quella popolazione dopo l'8 settembre, sapendo scappare soltanto come fece lui. Lei sapeva scappare. Cosa accadde? Era talmente terribile quello che era avvenuto, perché lo sapete cosa fecero? Presero questi corpi, li ammucchiarono come un mucchio di foglie, così come si ammucchiano le foglie d'autunno. Li ammucchiarono tutti davanti al casolare e volevano dar fuoco, come spesso facevano, perché i nazisti non soltanto erano incarnavano il male santo, ma erano anche sotto certi aspetti vigliacchi, perché volevano nascondere le prove di quello che avevano commesso. Non ce la fece il tempo, perché la battaglia andava avanti, dovettero scappare, lasciarono questi corpi abbandonati davanti al casolare. E quando arrivano gli anglo-americani, e fra essi un grandissimo corrispondente di guerra, che è William Stoneman, che aveva visto cose terribili, parti, battaglie, feriti, morti, non aveva mai visto donne e bambini, una bambina di 3 anni, trucidata a colpi di mitragliatrice, rimasero esterrefatti, non conoscevano quello che era accaduto, che stava accadendo nell'est d'Europa, perché non si sapeva dei campi di concentramento, delle fegatezze commesse nell'est. Per cui rimasero talmente sconvolti che immediatamente gli anglo-americani dissero: bisogna trovare i responsabili di questa strage, bisogna punire gli autori, perché chi uccide donne e bambini non commette un reato militare, commette un reato contro l'umanità. Non è un delitto comune, è un delitto contro l'intera umanità. Le donne e i bambini sono sacri, sarebbe bene su tanti chi si salvava prima, che andavano sulle scialuppe, le donne e i bambini. Le donne e i bambini non si possono uccidere in porti davanti a un plotone di esecuzione. Qualcosa di assolutamente disumano. E che cosa accade? Subito, nel novembre del 43, sono catturati i tedeschi nel campo di prigionia di Aversa e interrogano anche tutti i componenti di quella compagnia. Emden viene interrogato 3 giorni, immaginate, 3 giorni e 3 notti da Hans Abbe, che era un ufficiale ungherese che poi era entrato nell'esercito anglo-americano. Hans Abbe lo interroga, guarda questo ragazzo che aveva 21 anni, gli occhi di ghiaccio, e dico questo perché io poi l'ho visto dopo, vi dirò quando e come. Quest'uomo aveva gli occhi di ghiaccio, era, perciò si può spiegare quello che aveva fatto, che era stato capace di fare. Soltanto dopo 3 giorni e 3 notti, dopo che viene posto a confronto con i suoi militari, ammette, dice sì, è vero, ho effettivamente partecipato all'esecuzione, ho sparato anche io, e poi si rifugia dietro, diciamo, la facoltà di non rispondere, si limita semplicemente ad ammettere di aver sparato. E ad Algeri viene nominata in Africa una commissione militare presieduta dal colonnello William Clark, che indaga, sente i testimoni, sente lo stesso Stoneman, sente i testimoni italiani, interroga tutti i soldati tedeschi che quella sera avevano assistito ai fatti e che riferiscono esattamente che era stato Emden a dare ordine, come, con quale modalità, quindi riferiscono esattamente tutti i fatti. Cosa bisognerebbe aspettarsi a questo punto? La verità è già emersa, immaginate, pochissimo tempo dopo i fatti, perché esattamente nel gennaio del 44 avevano già tutti i documenti e avevano anche gli autori, ce l'avevano con loro ad Algeri, stava lì Schuster, c'era anche Emden, potevano tranquillamente processarli e condannarli. Invece, conclusione, indagini segretate, perché qua purtroppo scatta, e scatta ora, ma lo vedremo e lo vedrete per tanti e tanti anni, la ragione di Stato
gioca il suo ruolo, il suo destino nella vita di ciascuno di noi, che ha ragione di Stato nella vita delle nazioni, gioca il suo ruolo. In quel momento della guerra gli anglo-americani non volevano assolutamente che si processassero i soldati tedeschi per delitti così efferati, perché sapevano che c'erano prigionieri americani nei campi di prigionia tedeschi, temevano per i propri prigionieri. Per ragioni belliche si decide di secretare le indagini e praticamente a questo punto gli atti spariscono, perché non si sa più nulla di quello che accade. Rimane solo William Stone, che si batte come un leone, perché lui aveva visto quei corpi e sapeva, voleva dare giustizia, aveva giurato davanti a quel casolare: gli darò giustizia e li porterò, il responsabile sarà condannato e portato, sarà seppellito esattamente a Cagliazzo, aveva promesso alle sue vittime. E lui diventa, va alle Nazioni Unite, al segretariato generale delle Nazioni Unite, e si batte come un leone, tant'è che riesce ad ottenere dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, trasmette gli atti, quali atti? Quelli là, famosi, gli agenti, no? Vengono trasmessi tutti al governo italiano, immaginate, al governo italiano, non a un funzionario qualsiasi, ma al governo italiano. Leggerete nella slide la sparizione degli atti. Questi atti non si sono mai più trovati. Cioè lo Stato italiano in quell'anno, 1946, fa sparire letteralmente gli atti, perché in quel momento si facevano delle scelte di carattere politico e ancora più grave quello che accade immediatamente dopo l'armadio della Repubblica, perché nel 49 Stoneman scrive al ministro degli esteri Sforza e investe la procura generale militare di Roma, dice dovete procedere perché ci sono arrivate le comunicazioni di Stoneman su questa strage. E qua c'è un intervento politico e purtroppo un intervento anche della più alta magistratura militare dell'epoca, la procura generale, procuratore generale militare, come leggete, l'insabbiamento e la ragione di Stato. Accade un fatto incredibile, sembra ancora adesso incredibile pensare, cioè che non per un oltraggio a un vigile urbano, tutto il rispetto per il vigile urbano, non voglio essere, cioè un oltraggio a chiunque, un pubblico ufficiale, chiedo scusa ai vigili urbani, ho il massimo rispetto, ma non un oltraggio, non una guida senza patente, ma per una strage, e non per una, ma per 697 stragi, ricordate questo numero, 697 stragi commesse in Italia da Bellona fino a Mazzapotto, però Mazzapotto fu processato Weber e per le fosse Ardeatine fu processato Campo. Per tutte le altre stragi finirono tutte in quelle che gli ho detto, è stato definito dopo da un grande giornalista, giusto Lisi, l'armadio della vergogna. Perché armadio della vergogna? Si dice, giusto Lisi, così dopo, che l'abbia trovato, aveva le ante rivolte verso il muro in modo che quell'armadio non si potesse mai aprire, non doveva essere aperto. E effettivamente è stato così, per 50 anni quelle porte di quell'armadio non si sono mai più aperte. E per 20 anni, immaginate, già i primi passano, non è che passano mesi, non è che passano due, tre, passano 20 anni perché finalmente qualcuno si ricordi della strage di Cagliazzo. Siamo addirittura al 1969, immaginate quanti anni sono passati. E Alzate, che era quell'ufficiale che ad Algeri, che ad Aversa aveva interrogato Emden, quindi lo aveva visto quegli occhi di ghiaccio, neanche lui l'aveva dimenticato, come non aveva dimenticato Stoneman, si rivolge al più grande cacciatore di criminali nazisti, che è Simon Wiesenthal. Va da Simon Wiesenthal, porta tutta la documentazione e Simon Wiesenthal informa l'autorità giudiziaria tedesca e alla procura di Monaco che viene aperto un procedimento penale nei confronti dei responsabili. Immaginate come viene tutto archiviato, sapete in quanto tempo? Esattamente 15 giorni dall'apertura del processo, 15 giorni dopo era già stato archiviato, perché la procura di Monaco scrisse che il deputato era scritto Lenny Kennedy, non Lenny Kennedy, con questa motivazione viene archiviato e sparisce quelle carte miracolosamente 20 anni dopo,
trappe fuori dal buio, dall'oblio della storia, ricordano nuovamente nell'oblio della storia. E che cosa accade di incredibile? Questo è, perché prima vi ho detto il destino, perché vi ho detto è una storia unica, assolutamente irripetibile. Immaginate, 45 anni dopo, Emden e Schuster erano tornati in Germania e si erano tranquillamente rifatti la vita come facevano tutti i criminali nazisti. Sono stati tanti e tanti i criminali nazisti. Molti sono scappati nell'America meridionale, come prima per esempio, ma molti altri addirittura sono rimasti in Germania, perché prima, ad esempio, Emden si spostò da una città all'altra per non essere trovato, e poi dopo si stabilì a quanto ormai pensava, sono sicuro delle impunità, e si sposta e si trova la sua residenza ad Ottenburg, che diventa un architetto anche rinomato, famoso nel suo paese, lo vedrete dopo in un breve filmato. Si sposa, di figlia, addirittura la figlia avvocato, immaginate, la figlia che vive per la legge, mai poteva immaginare che il proprio padre avrebbe commesso questa strage. E lo stesso accade per Kurt Schuster, che apre un esercizio commerciale in un'altra città tedesca. E accade l'impensabile. Negli Stati Uniti d'America, 45 anni dopo i fatti, un cittadino italo-americano, quei meravigliosi cittadini italo-americani, come il nostro caro amico Domenico Valeriano, che per me è una grande cittadina, i cittadini italo-americani sono veramente stati fenomenali, io li stimo e li apprezzo sempre. Lui era, si era fatto da solo, immaginate che era andato negli Stati Uniti a 15 anni, sapeva manco l'inglese, l'americano l'aveva imparato sull'autobus che lo conduceva al lavoro. Lui era un appassionato di storia, frequentava tutte le biblioteche americane. Nel New Jersey va nella biblioteca del NARA e chiede al bibliotecario un fascicolo relativo alla battaglia del Volturno. Lui non sapeva che c'era stata la strage di Cagliazzo. Cercatela per favore, gli atti della battaglia del Volturno. Il bibliotecario, nel prendere dall'archivio quello della battaglia del Volturno, gli cade anche un fascicolo che è esattamente quel fascicolo di Algeri, in base al quale già gli anglo-americani 50 anni prima potevano processare quegli uomini. E lo dà, tanto poteva essere, era stato desegretato, c'era scritto top secret, ma dopo 40 anni, perché erano passati 40 anni, quei documenti erano a disposizione di coloro che lo richiedevano. Joseph Fagnoli comincia a sfogliare, rimane esterefatto per quello che era successo e scrive, prima scrive ovviamente ai politici, è un italo-americano, scrive ai politici sperando che lo seguano, ma certamente gli attuali politici, e tantomeno da un sindaco a Milano Montelupo eccezionale. E, anzi, vi voglio complimentare per questa sede meravigliosa, io veramente oggi è splendido questo castello, devo dire il merito tutto del sindaco di Milano. E che cosa accade? Che si rivolge, dopo che i politici non gli hanno manco risposto, e scrive alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Io all'epoca ero, all'epoca, viene affidato questo fascicolo, il procuratore capo mi chiama e dice: guarda, mi affido benissimo, ma io veramente non ero neanche nato quando c'è stato, dice sì, cerca di vedere un po', detto, ma è quasi impossibile, no, arrivare responsabile. Infatti le speranze erano zero, quando cioè, ripenso a quel momento, penso sempre che sia impossibile riuscire a scovarli, a trovarli, ad arrestarli. Invece non lo so, c'è stato qualcosa al destino, ecco, qualcuno dall'alto evidentemente ci ha aiutato. 6 anni di indagine durata quell'indagine, 6 anni con sopralluoghi, testimonianze. Fortunatamente erano ancora vivi i due familiari che erano arrivati sul posto, documenti che mi ha mandato Agnone dagli Stati Uniti. Dopo 6 anni il dottor Esposito, che oggi era dell'Interpol, della Criminal Pol, e che oggi è questore di Roma, mi telefona che io ero al mare, la telefonata più entusiasmante della mia vita, dice: dottore, li abbiamo trovati. Disse: non è possibile, disse: non è vero, ce li abbiamo trovati in Germania, sappiamo dove sono e li possiamo arrestare. E quindi accadde, questo nel 1990, la Procura di Coblenza aveva cominciato a collaborare
con la nostra procura, avevamo fatto delle indagini parallele insieme, fatto il filmato che vedete anche i magistrati tedeschi, nel 1992 vengono arrestati Emden e Schuster, e soprattutto ovviamente mi interessava il tenente Emden di andare in Germania con il dottor Esposito, con l'interprete tedesca, e alla presenza di un magistrato tedesco interrogammo, finalmente avevo la possibilità di interrogarlo. Quando entrò nell'aula del carcere, lui non era più quel ragazzetto di 21 anni, era un uomo con i capelli bianchi, zoppicava leggermente per una ferita di guerra, quindi era una persona anziana, si sedette, e quando il giudice tedesco gli disse: alla destra, alla sua destra ci sono, c'è la delegazione italiana con il giudice italiano, da quel momento non ci degnò più di uno sguardo sprezzante, non guardò mai più sul lato destro, quindi gli italiani erano sempre quei traditori da eliminare e da considerare come assolutamente inutili sulla faccia della terra. Io pensavo che quel giorno Emden aveva la grande occasione della sua vita di chiedere perdono delle vittime. Ormai era anziano, cioè aveva i nipotini a casa, cioè i figli dei suoi figli. Quindi io mi domandavo sempre come ha fatto ad abbracciare un uomo che ha trucidato una bambina di 3 anni. Cioè, dicevo, allora lui invece, durante l'interrogatorio, era rimasto esattamente il nazista di 50 anni prima. Perché la caratteristica dei nazisti è quella, trovatene uno che si sia mai dimesso. Penso anche gli storici me lo possono confermare, non c'è stato un caso di un nazista pentito. Il comandante della piazza di Parigi, solo lui. Il comandante della piazza di Parigi, che salvò Parigi, solo lui. Ma basta ricordare con il Berger, ci sono tutti gli altri innocenti. Cioè, ora, durante tutto l'interrogatorio disse che avevano sparato perché erano stati gli italiani a sparare contro di loro, e soprattutto quando gli contestavano, guardate che avete ucciso 15 bambini, lui disse no, ma gli italiani si nascondevano dietro i bambini, questa era un'abitudine degli italiani, si nascondevano dietro i bambini, in modo che, insomma, ci accusò anche vigliaccamente di tante cose. Alla fine dell'interrogatorio, prima che finisse e che andasse via, io però dissi, voglio fargliela questa domanda, e si senta propriamente, lui non mi guardava proprio, il giudice tedesco, disse, ma lei se tornasse indietro rifarebbe ciò che ha fatto? E quell'uomo di 70 anni, con i capelli bianchi, con gli occhi di ghiaccio, disse, io se tornassi indietro rifarei esattamente ciò che ho fatto. Basta. E questa fu la risposta più agghiacciante che potesse rilasciare quell'interrogatorio. Quell'uomo, sì, è testuale, il processo è stato confermato, vedi, il drammatico interrogatorio. E cosa accadde? Quest'uomo è rimasto in carcere per 1 anno e mezzo, purtroppo la giustizia tedesca con una complessità di processi, cassazione, primo grado, è stata una cosa incredibile, lo ha fatto scarcerare perché ha dichiarato prescritto il reato in Germania, però è stata una, ripeto, una battaglia legale, i giudici di Coblenza si battevano, soprattutto i procuratori di Coblenza sono battuti come leoni, devo dare loro veramente atto di questo grande coraggio che però va perso questa battaglia. Per cui Emden è stato processato insieme a Schuster in Italia dalla nostra corte d'assise di Santa Maria Capovetere, e nell'ottobre del 1994 c'è stata la grande soddisfazione di vederli condannati all'ergastolo. Lo so, mi direte, ma erano rimasti in Germania. Purtroppo non si poteva all'epoca ottenere l'estradizione. Però dare giustizia dopo 50 anni, dopo mezzo secolo, a quelle vittime, quella sentenza era una sentenza fondamentale, perché non è inutile, assolutamente non sarà mai inutile dare giustizia a delle povere vittime 50 anni dopo. Adesso ho terminato e vedrete pure pochi minuti, è un tuffo nel passato. Ho ripreso i telegiornali dell'epoca, in modo come se tornassimo negli anni 90, rivediamo insieme questo processo, ci sono le ultime scene che riprendono proprio il giorno che la condanna, e sono poche scene, ma è un tuffo nel passato che ci insegna tante cose, e soprattutto questa vicenda ci insegna tante cose.
forza, ci insegna a non dimenticare, ci insegna, come diceva già Perekoff, che dopo i criminali, dopo i carnefici, non dobbiamo dimenticare le vittime. Le vittime non sono mai numeri, perché purtroppo nelle stragi le vittime diventano sempre dei numeri. Non troverete mai un nome, no? Nelle stragi di Parigi, nelle stragi di Bataclan, a Nizza, non sapete un nome. C'erano 92 vittime, quante vittime non si sa, invece sono persone, donne, bambini, nonni e cognomi. Elena Perrone aveva un nome, era una bambina, la nonna che si chiamava Albanese, era una donna, aveva un'anima, non era un numero, come purtroppo accade molto spesso quando parliamo di strage. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo scusa per la lunghezza, ma ci tenevo a ripercorrere insieme con voi tutte le tappe di questa vicenda e ora ci tuffiamo brevemente nel passato. Di un mandato di cattura spiccato dalla magistratura di Santa Maria Capua Vetere, ma subito scarcerato. Da quel momento è sparito ed è scomparsa anche la moglie, mentre i due figli rifiutano ogni contatto con i giornalisti. Intanto la magistratura di Coblenza ha fatto sapere che esprimerà un parere sulla vicenda entro la prossima. Di Cagliazzo, un massacro dimenticato. Marta Cagliazzo, vicino Caserta, il 13 ottobre del 43. Costò la vita a 22 persone, fra uomini, donne e bambini. L'uomo accusato di essere il responsabile della strage, l'ex tenente Wolfgang Emden, arrestato e poi rilasciato dalla magistratura tedesca, da due giorni si è reso irreperibile. È tutto, io vi ringrazio. Aveva raccontato l'episodio due settimane fa, il servizio. Aspettano giustizia da 50 anni. Sono i 22 civili trucidati da un plotone della Wehrmacht a Cagliazzo, provincia di Caserta. Un convinto nazista che, secondo le testimonianze, non ha esitato un istante a ordinare il massacro dei civili che, per sfuggire alla guerra, avevano cercato rifugio in queste due masserie. Emden l'ha fatta franca fino al 15 ottobre del 1992. Quel giorno, su segnalazione del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e della Criminal Pol, Emden veniva individuato a Oppenburg, vicino a Coblenza, e arrestato. Qualche giorno dopo era la volta di un complice di Emden, Kurt Schuster. Ora si aspetta il processo, ma è anche cominciato una specie di braccio di ferro. Sia i tedeschi che gli italiani vogliono processare i due criminali. Peter Smicker, procuratore di Coblenza, è venuto a Santa Maria Capua Vetere per raccogliere documenti e testimonianze. Ma non è stato possibile riprendere il suo posto perché una legge dà ai giudici la facoltà di vietare le riprese d'aula fino alla condanna definitiva. Lei dovrà rispondere dell'omicidio di 22 persone, tutti civili, un delitto che rischiava di rimanere impunito. Per due cenni riuscì a sfuggire alla giustizia. Quando fu scoperto, fu arrestato, da subito liberato per la prescrizione dei crimini di guerra dopo un certo numero di anni. Ora la magistratura ha deciso altrimenti. Fu crimine di guerra per l'uccisione di 7 delle vittime perché collaboravano con i partigiani, ma non per le altre, in gran parte donne, bambini e anziani, sui quali sono stati trovati segni di torture. Dopo la guerra, Lenin Ender si trasferì a Ottenburg, un paesino vicino a Coblenza, dove si era riciclato come cittadino esemplare. Nessuno sapeva del suo passato, i vicini ne parlano come di una brava persona, aveva persino ottenuto la cittadinanza onoraria, una mimetizzazione perfetta molto diffusa tra i criminali nazisti, però alcuni è durata per sempre e per il boio di Cagliazzo è finita dopo la c'erano 5 della sera al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quando il presidente della Corte d'Assise, Gianfranco Izzo, legge la sentenza che pone fine al processo per la strage di Cagliazzo. 22 civili erano uccisi e trucidati da un reparto dell'esercito tedesco il 13 ottobre 1943 e 15 erano donne o bambini. Accolte in pieno le richieste dell'accusa. Per i due imputati, l'ex tenente della Wehrmacht, Wolfgang Emden, e l'ex sergente Kurt Schuster, entrambi tuttora viventi in Germania, la Corte ha deciso per l'ergastolo, pur negando ad entrambi la premeditazione.
un processo singolo, la giustizia che arriva dopo ben 51 anni. Una sentenza che soddisfa pienamente il pubblico ministero Paolo Albano, cui si deve l'istruttoria del processo. 51 anni per avere giustizia, ma finalmente oggi è stata emessa la sentenza storica. E è stata fatta giustizia non solo per le vittime, per i loro parenti, per Caiazzo, ma veramente per tutti noi. Grazie dottor Albano. Io ho avuto l'onore un po' di anni fa, 3-4 anni fa, di partecipare al 13 ottobre alle celebrazioni che Caiazzo fa, e devo dire che ero presente con la mia bandiera dell'ONUCI ed era alfiere il tenente Gaetano D'Agostino, che purtroppo ci ha lasciato circa un mese fa. Bene, io do la voce adesso al generale Renzi, perché è lui che, come organizzatore, presidente nazionale dei Bersaglieri, chiedo a lui di concludere questa serata. Prego. Ancora grazie di essere qui, e penso che come ultimo atto di questa prima giornata, di questo incontro con Montelungo, sia nostro dovere ringraziare i tre relatori che ci hanno portato indietro di tanti e tanti anni, ottemperando a quel compito che credo sentano anche loro di tramandare la memoria. Specialmente, non me ne vogliono gli altri due, quest'ultimo atto, che oltre che raccontare una storia, purtroppo racconta di cose, di violenze che sono peggio della guerra, sono qualcosa che va al di là, e quindi sono proprio le cose che noi dovremmo cercare di far conoscere ai nostri giovani per abituarli a queste cose, perché lo dicevamo anche stamattina, i nostri giovani sono molto propensi, sono predisposti da ciò che vivono oggi a quel negazionismo che purtroppo c'è gente che per propri interessi personali cerca di propagare, di propagandare. Io purtroppo devo riscontrare una cosa: noi che sappiamo la verità siamo molto più deboli di quelli che invece cercano di negarla, perché loro hanno uno spirito maggiore, hanno solo quell'obiettivo da perseguire, e quindi vi impiegano tutte le loro forze, e noi di fronte a loro siamo molto più deboli perché non abbiamo forse perché non diciamo ai nostri giovani tutte queste cose, perché li vogliamo forse in maniera errata preservarli da queste violenze. Io faccio un piccolo inciso personale, ma io penso che sia un inciso comune a tutti noi. Io mi arrabbio molto spesso con mia moglie, mi arrabbiavo, ormai le mie figlie mi hanno dato dei nipotini, quindi sono grandi, mi arrabbiavo quando non gli insegnavo il sacrificio. Il famoso bambino viziato, no, il bambino può essere viziato, ma ciò non toglie che al bambino bisogna insegnargli anche il sacrificio. E quindi i nostri nipotini, i nostri giovani sono in queste condizioni. Noi, la responsabilità è nostra, non li abbiamo posto di fronte a queste cose per salvaguardarli, e abbiamo sbagliato, e allora dovremmo cercare di riguadagnare il terreno perduto. Mi veniva un'idea, io non so cosa faccia il comune di Caiazzo, però penso che in America, in Germania stessa, in Francia, in Inghilterra, quel casolare oggi sarebbe monumento nazionale, è abbandonato. Destinato a visite e visite e visite di scolaresche, e lì dovrebbe trovare
persone che illustrano e che ricordano. Bene, scusatemi questa mia riflessione. Ringrazio veramente i nostri relatori. Io li voglio ringraziare, visto che sono degli storici, con un libro di cui noi andiamo molto 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 orgogliosi. La storiografia, e qui sono adesso forse un po' fanatico, la storiografia sui bersaglieri è ampia, direi è immensa. Si sono scritte mille e mille cose, perché quella dei bersaglieri è un'epopea. È un'epopea sulla quale poi si innestano anche fatti che poi diventano leggende. E quando poi si parla di leggende, si parla anche magari di cose un po' romanzate. E su di noi ce ne sono tante. Ci sono cose di cui andiamo orgogliosi, come per esempio ricordare che il nonno del nostro Papa Francesco era un bersagliere, originario del Piemonte, trasferitosi dopo la guerra in Argentina, dove poi, da dove proviene il nostro Papa. Ce ne sono di più frivole, ve ne racconto una, ve ne accenno una, che è testimoniata. L'amante di Lady Chatterley si racconta che era un bersagliere, questo per dirvi, no? Questa Lady Chatterley, che era una come si dice, una signora inglese che veniva spesso, come tutti gli inglesi, in Toscana, a Firenze, e lì trovò un capitano dei bersaglieri con il quale ebbe una relazione. Questo per dirvi la nostra storiografia com'è ampia. Ecco, però di tutta questa storiografia noi ce n'è una, un libro, di cui andiamo orgogliosi, che qui c'è scritta la nostra storia, scritta da un militare, quindi in maniera molto scarna, semplice, non romanzata, dove dalla nascita del nostro fondatore, la Marmora, c'è scritta tutta la nostra storia. L'autore è Nino Tramonti, è un nostro ufficiale, vissuto negli anni prima della guerra, ha combattuto in Africa, è tornato, ha combattuto in Spagna, è tornato, si è salvato, è tornato da tutte queste vicissitudini, e nel 55 ancora era vivo e fece l'ultima ristampa. Questo libro fra noi bersaglieri è a Ruba, tanto per, e continuamente ne facciamo delle ristampe. Questo è stato fatto in occasione dell'ultimo raduno fatto a Firenze una decina di anni fa. Noi ce lo teniamo e siamo orgogliosi quando possiamo dire a qualcuno che ci vuole bene, ai nostri amici, come ho scritto sulla dedica, agli amici del Corpo Piumato, siamo orgogliosi quando gli possiamo dire grazie di quello che fanno per noi. Welcome to you, United Nations soldiers. We are funky and bersaglieri, stronger than the commander, not passengers at all. If you believe in heroes, who get the butterflies? It's just another story. We live, we'll never die. Like puppies blooming red, like angels in the sky. But I can stay, I reach the land of peace, some million miles away. Take care of our country, where eagles still fly, like brave-hearted soldiers, like angels in the sky. Be proud of your country, where glory never dies. For Pearl Harbor, Nagasaki.